Non sono uno di quelli che cambia opinione in base ai quarti d'ora. Mai governo con i 5 Stelle. Lega 5 Stelle. Esatto. Mai. È un impegno solenne che lei prende. Esatto. In tutti e due i sensi. Che prendo io e che chiedo agli italiani di mantenere. Un governo c'è e per quello che mi riguarda dura 5 anni. Questo governo avrà lunga e proficua vita. Ho dato una parola agli italiani, ho firmato un contratto di governo e quello intendo onorare fino in fondo. Questo governo sta facendo bene e può andare avanti a far bene per altri 4 mesi. Da 4 anni sono passati. Altri 4 anni, scusa, 4 anni. Voglio dare per 4 anni stabilità e governo a questo paese. Salvini apre la crisi di governo e si candida a premier, subito in Parlamento, poi al voto. Non sono uno di quelli che cambia opinione in base ai quarti d'ora. Dal 5 marzo, se mi date fiducia, via Etiopia, Suez, Fayol, Firenze, Felice, Friuli e Irpinia. 1. Questa è finita. 2. Questa è finita. 3. 4. 5, 6, 7. Quindi Salvini va al governo e la benzina torna a un livello normale. Aspetti che glielo firmo. Chi disubbidisce alle leggi va in galera in un paese normale. Ma se siamo in guerra, e per Dio siamo in guerra contro quel ladro che si chiama Stato italiano, cominciamo a disubbidire e stiamo uniti perché non ci ferma nessuno. Chi disubbidisce alle leggi va in galera in un paese normale. Dicevo, ragazzi, dobbiamo prepararci a disubbidire. E quando hai deciso di disubbidire, è meglio prima farlo e poi comunicarlo. Siamo pronti a disubbidire. La Padania è pronta a disubbidire. Chi disubbidisce alle leggi va in galera in questo paese. La parola patria la usa chi non ha nient'altro a cui pensare o di cui parlare. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. I prefetti non servono a una mazza. I prefetti potrebbero andare a fare altro nella loro vita. Le prefetture sono il classico ente inutile, parassitario, costoso, non eletto da nessuno. Non sono uno di quelli che cambia opinione in base ai quarti d'ora. L'appalto a Brescia lo vince l'impresa di Reggio Calabria o di Catanzaro che ricicla i soldi dell''Ndrangheta. Ecco, sicuramente noi non siamo una speranza per i parassiti, noi non siamo una speranza per i 30.000 forestali della Calabria, per i lavoratori socialmente utili di Napoli, per questa gente noi non siamo una speranza. Ma perché dobbiamo pagare lo stesso stipendio alla maestra che fa bene il suo lavoro e alla maestra che non sa parlare l'italiano perché arriva da chissà dove? Non possiamo avere maestre piemontesi in Piemonte, maestre venete in Veneto. Il giornalista mi ha chiesto: ma oggi diventate indipendentisti? No, guarda che hai perso 20 anni di storia. Oggi confermiamo che siamo indipendentisti. Mettendo prima l'Italia. Questo è. Questa è la battaglia in cui io credo, a cui sto dedicando giornate, nottate, impegno. Prima la nostra gente, prima i padani. Passione. Prima ci liberiamo dallo Stato italiano ladro.
voglia, sudore. Il fine ultimo è l'indipendenza. Entusiasmo, energia. Perché quando arrivano i forconi padani, gli facciamo un mazzo così. Se cambi idea, molla la cadrega e torna a lavorare. E ne ho trovati pochi di quelli che hanno cambiato idea e hanno mollato la cadrega. In 3 anni di Renzi siamo arrivati a 500.000 sbarchi. No, i dati, grazie, che ho presentato stamattina, dal 2015 a oggi, fra sbarchi e presenza in Italia, hanno un numero massimo di illegali di 90.000. Non sono le centinaia di migliaia che temevo e di cui si parlava. Sbarchi più o meno restano per i soliti. Settimane di Ministero dell'Interno e ne espello 100 al giorno. Perché ce ne sono troppi e ne espello 100 al giorno. Ne espello 100 al giorno. Ma io sono profondamente convinto che l'euro sia una moneta criminale. Non abbiamo intenzione di uscire né dall'euro né dall'Unione Europea. E in difesa dell'euro ci sono sostanzialmente tutti, da Confindustria ai sindacati, ai partiti di destra, ai partiti di sinistra. Non c'è e non ci sarà nessun proposito di uscire dall'Unione o di uscire dal sistema della moneta unica. Oppure c'è qualcuno che in malafede difende l'indifendibile che si chiama euro. Nel programma di governo della Lega e del centrodestra non c'era nessuna ipotesi di uscita dalla moneta unica o dall'Unione Europea. Qua visse l'illuminato professor Romano Prodi, che ci portò in una moneta criminale. Nel programma di governo della Lega e del centrodestra non c'era nessuna uscita né dall'euro né dall'Europa. L'euro è la moneta della fame, l'euro è la moneta della disoccupazione. Torniamo padroni casa nostra, ma della nostra moneta. Quindi non sarà una moneta alternativa all'euro? No, le monete alternative le usiamo al monopoli. L'euro è una moneta totalmente sbagliata, è una moneta tedesca, è una moneta delle banche, è la moneta della finanza. Gli agenzie di rating temono che possa essere il primo passo per una uscita dell'Italia dall'euro. Non è minimamente nei nostri programmi e nelle nostre intenzioni. Ribadiamo quello che stiamo dicendo da ormai 2 anni. Si accoglie chi scappa davvero dalla guerra. Il profugo, colui che scappa davvero dalla guerra, è un mio fratello e deve avere le porte aperte da me e da voi come per chiunque altro abbia bisogno. Questo le televisioni non lo manderanno in onda perché è scomodo. Se cambi idea, molla la cadrega e torna a lavorare. E ne ho trovati pochi di quelli che hanno cambiato idea e hanno mollato la